Credo che questo applauso che ci avete fatto lo facciate ancora più forte per voi che siete qui questa sera. Grazie, grazie, perché come diceva prima Giovanni, non è facile creare delle situazioni, creare del movimento, mi piace usare la parola anche culturale, perché poi quando si è seduti qui che si può parlare, in qualche modo c'è uno scambio di opinioni, in qualche modo si fa cultura. E quindi io vi ringrazio veramente di cuore per essere qui. Grazie ancora, grazie mille. Una musica particolare e contaminata, curata nei minimi dettagli, che trova una propria dimensione al di là delle definizioni, quella della band romana degli Inverso, che lo scorso mese di dicembre ha presentato il terzo album dal titolo Profumi e Preludi. Questa libertà che ci rende schiavi di una moltitudine. Gli Inverso proseguono dunque il percorso iniziato nel 2012 di ricerca interiore e musicale, esplorando nuovi lidi e combinando insieme talento e fantasia che restituisce all'ascoltatore un sound piacevole, fatto di elementi jazzistici, a tratti malinconico e a tratti allegro, con testi che descrivono perfettamente le nostre giornate e il nostro umore altalenante quotidiano. La band, che vede Emanuele Di Pace alla batteria, Vincenzo Picone al basso, Carlo Picone alla chitarra, piano e voce, Anna Russo al violoncello e Vincenzo Citriniti al sax, consegna alla storia della musica cantautorale italiana questo terzo album, che rappresenta sicuramente un grande traguardo per gli Inverso, che in 5 anni di attività hanno messo in cantina più di 100 live, oltre 10 videoclip, realizzato colonne sonore di 4 lungometraggi, partecipato a trasmissioni televisive regionali e nazionali e intervistati da oltre 50 radio, continuando a riscuotere sempre maggiore interesse e consensi con il loro raffinato e coinvolgente repertorio. Ora che la notte ha preso il posto. Di prossima uscita il videoclip tratto dal brano Questa libertà, che rappresenta la traccia numero 1 dell'album Profumi e Preludi, in cui i musicisti creano una confusione ordinata. Una musica, quella degli Inverso, dalle mille sfaccettature e volti, in cui l'arrangiamento e i testi sono studiati attentamente per dare risalto ai temi trattati, quali l'attesa, il viaggio, la semplice realtà e il sogno. Tutti temi visti da una prospettiva diversa, quindi inversa, perché, come amano ricordare, alla fine di ogni live Inverso non è solo il nome della band, ma una vera e propria filosofia di vita. Come una chitarra che non suona, è come una farfalla che non vola, è come questa pioggia che non cade. Ancora state qua con sto secchio, ma ci avete una casa? Ma ci avete una casa? Chiudi la cappotta che tra un po' comincia a piovere, bello, bravo.